Ciao a tutti, io sono Massimo e vi do il benvenuto nel mio canale Riff da Divano. Anche oggi proverò a suonare per voi un riff di chitarra comodamente seduto sul divano di casa. Vi ricordo sempre la condivisione della patch per Line 6 Helix, vi lascio il link in descrizione, potete scaricarla gratuitamente e utilizzarla se vi fa piacere. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ok, allora, con il riff di oggi andiamo a completare la trinità dei gruppi più importanti degli anni 70. Black Sabbath, dei Black Sabbath. Forse quest'ultimo gruppo è quello più rappresentativo, quello più innovativo degli anni 70. Proviamo a immaginare che cosa poteva essere, magari ascoltare un brano che trattava anche temi un po' particolari nel 1970. L'album è uscito il 13 febbraio del 70. Atmosfere molto 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 cupe, temi che riguardavano chiaramente il satanismo e l'occulto, il mondo dell'occulto in generale. Era veramente qualcosa di innovativo. Però in realtà io mi focalizzerei più sul discorso di Tony Iommi, il chitarrista del Black Sabbath, che è stata una macchina da riff colossale per quasi tutti quanti gli album. Ha ideato veramente dei pezzi notevoli. Tra l'altro molti non sanno, oltre al discorso della perdita delle falangi della mano destra, lui è mancino, quindi praticamente perse le ultime tre falangi della mano destra. Lui fu costretto a reimpostare il modo di suonare perché chiaramente non è una cosa semplice, non doveva essere semplice. Nonostante tutto lui riuscì a trovare un modo per suonare. Ma molti non sanno che è stato anche un grande innovatore della chitarra elettrica. Le corde sottili 08 di scalatura 08 e 09 le dobbiamo a lui. La chitarra a 24 tasti la dobbiamo a lui. Quindi è stato effettivamente anche un grande innovatore della chitarra elettrica, molti magari non sanno questo. Bene, vi lascio al brano e ci sentiamo dopo per qualche parolina sulla patch. Buon ascolto! Allora, qualche parolina per quanto riguarda la patch utilizzata. Ho utilizzato un amplificatore, un modello originale della Line 6, che sarebbe il Line 6 Doom. Io credo che anche dal nome sia stato creato ad hoc per il genere, quindi diciamo calza a pennello per il brano. Ho ridotto un po' il gain, ovviamente all'epoca non c'erano degli amplificatori high gain come poi ci sono stati negli anni a venire. Le casse sono sempre due Marshall 4x12, combinazione di microfoni classica, quindi SM57 dinamico più il Coles 4038 a nastro. Non c'è molto altro da dire per quanto riguarda la patch, soltanto qualche parolina per la chitarra. È una Music Man Silhouette 20° anniversario. I pickup sono di Marzio, custom made, quindi sono fatti apposta per la Music Man. Dovrebbero essere dei virtual puff, quindi tutto sommato diciamo moderni, ma non troppo.
è una chitarra molto, molto versatile, ma sa essere anche cattivella quando, quando lo richiede. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e come ogni volta vi ricordo il link per scaricare la patch. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e magari iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!